Salve ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video su Dragon Ball Z Dokkan and Battle versione Jap. Ci troviamo sempre sul server, ci troviamo a provare l'ultimo personaggio per quanto riguarda il torneo mondiale. Finalmente siamo riusciti a showcaseare tutti, li trovate tutti sul canale se ve li volete recuperare. E specialmente vi consiglio, andate a guardare Kami Fisico che, ragazzi, a parer mio abbiamo toccato delle verte di potenza incredibili con quel personaggio. Andatevelo a recuperare. Allora, ci troviamo qui in la LG e GT. Perché ci troviamo contro LG e non qualche evento più complicato? Perché per far performare al meglio il personaggio bisogna stare contro un Turtle Skull. E quindi Goku, chi è il miglior Turtle Skull se non Goku? E quindi tutta la dinastia dei Goku è Turtle Skull e noi lo andiamo ad affrontare. Allora, vi dico velocemente che ci troviamo una rete 200% con doppio Goku Tech, come potete vedere. Quindi abbiamo Gift, okay, Earthbred Fighters, quindi quei guerrieri cresciuti su Namek, mi raccomando. E poi World Tournament, quindi abbiamo la 200%. Best Linker Disto, piccola gela, e ce l'ho messo, ma fa abbastanza vomitare questo piccolo STR. Fa vomitare a spruzzo sto coso, però per far vedere comunque al massimo dei link è tutto. Lo sto giocando. Poi fammi spostare un attimo, che abbiamo pure un minimo di link. 175.000 def, va bene. Quanti link gli scambia? 2, ne capica praticamente. Poi vi leggo velocemente il personaggio. Allora, di base ha un Great Resist Death Post Special che è molto buono. E vi ricordo, non alezza questo personaggio. Poi abbiamo un 150 base, un altro addizionale 150 quando si trova contro un Turtle Skull. Quindi attualmente ce l'abbiamo. Lancia un additional attack che ha high chance di essere una special se il nemico è attack down, death down o è stannato. Frattempo io comincio a prendere orb. Un attacco più 200% quando fa una special e stanna il nemico per due turni dal terzo turno in poi. Quindi il terzo turno avremo una special un pochettino più grossa. Poi quello da ricordare è un attacco più 150 si rende nemico per due turni dall'inizio del sesto turno e un 100% di special aggiuntivo quando nell'attacco quando fa una special dal nono turno. Quindi dobbiamo aspettare 9 turni, ragazzi. Post 9 turni avremo il setup massimo di sto piccolo. Semplicissimo. 1.800.000. Vabbè, fa abbastanza vomitare, oserei dire. Però ricordo che non ha nemmeno il best linker. Ok. Fa abbastanza vomitare come prima special, assolutamente. Vediamo subito se prendendo quel 200% di attacco già si inizia un pochettino a carburare, ecco, dal terzo turno. Quindi dalla prossima special dovremo vedere già un pochettino caricare di più. Vediamo. Vabbè, qua è andato abbastanza veloce. Siamo contro Turtle Skull, quindi abbiamo il buff base attivo sempre. Mettiamo a ruotare lui. Goku AGL, vabbè, Goku AGL sta qui per ride. L'ho messo giusto per... In realtà non sapevo completare il team, ho messo gente veramente a caso. I primi che ho visto ho detto, vabbè, ah, ce li butto dentro, vai. Qui Goku inizia a baffonarsi. Allora, rispetto ad altri personaggi, sto piccolo sembra carino. Più che altro la forza di sto personaggio sta nel fatto che può stannare sia di special che di passiva. Sto coso in road, a parer mio, ragazzi, può essere molto buono. C'ha stun garantito al terzo turno, seal garantito al quinto, al sesto, scusate. Un ulteriore attack, cioè un ulteriore buff, diciamo, quando è il non turno. Per me non è malvagio. Sto piccolo, ma 500.000 carica sto coso. Ma è veramente vecchio sto piccolo, mamma mia. 500.000. Oh, Kami carica di più. Zitto, zitto. Vabbè. Allora, abbiamo il buffer, quindi abbiamo un pochettino di stazzi in più. 188.000. Vabbè, questo è il buffer in realtà, perché lui di base c'ha solo boost d'attacco. Boost di difesa non ne ha. Pecca assolutamente del personaggio. Anche se c'è il Great Resist Death post special, ma pre-special prende certe botte. Non che post special tanchi qualcosa, però pre-special prende certe botte veramente da fare schifo. Qua, vabbè, 200.000 se bastano qua. 6 milioni! Come vedete, ragazzi, già dal secondo turno quel 200%, dal terzo in realtà, no? Però secondo turno del personaggio, già carica 6 milioni che comunque schifo non fanno. Ricordo che non ha lezza, quindi quando riceve la lezza speriamo sarà un pochettino più forte. Boh, non so come li faranno gli Ezza futuri, ma come li stanno facendo questi qua non ho tante aspettative per come li possono ridurre questi personaggi, però vediamo un pochettino. Ci facciamo questo altro turno. Il turno dopo è il quinto, quindi in realtà dobbiamo aspettare ancora un altro turno per il sesto. E poi dobbiamo aspettare il nono. Tocca aspettare ancora un paio di turni per vederlo al massimo. Vediamo dopo in realtà con Linker, però senza buffer. Prima ha caricato 6 milioni. Credo che caricherà più o meno anche adesso 6 milioni, considerando che non c'è più il buffer, ma c'è il best Linker. Qua fa special Goku, fa il cavolo che gli pare.
Vediamo, vediamo. Di base il personaggio mediocre assolutamente, nulla di particolare. Specialmente stiamo parlando di un personaggio che a malapena raggiunge, ma quasi secondo me 300.000 def. Quasi. Sì, molto molto quasi. Allora, abbiamo il best linker, vediamo un pochettino, mettiamolo primo. 241.000 def, ok, post special sì, 300.000 ci raggiunge, ma fa molta fatica, quello sicuramente. Facciamo così e prendiamo sto orbo così. Vediamo un po' quanto carica. 2.400.000. Si sente che ha perso quel 200%, perché quel 200% vale solo per una volta. Non mi chiedete il motivo, perché gliel'abbiamo messo solo per una volta. Forse quando avrà Lezza sarà per sempre, non lo so. Comunque vediamo quanto tanca post special. Ecco qua, è vero, vabbè, c'è il drop alla def, quindi non è che stiamo nemmeno qui a contare quanto ha preso di danno. Anche perché di base si basa, vabbè, lasciate stare. Si basa tutto sulla difesa pura, ecco, non ha DR, guardia, nient'altro. E gli abbassi quello, è normale che gli vai a fare danno. Però post special posso dire che ha preso anche poco, a parer mio, nemmeno più di tanto. Ecco, post special un minimo se la cava. Pre-special, no, non è che ci siamo tanto, è troppo bassa la def. Allora, Goku fisico qui lo mettiamo a ruotare per la turnazione di dopo. Così lo mettiamo a buffare. Facciamo così, e facciamo così. Vediamo di shottare velocemente questo Goku. Ma ragazzi, ripeto, personaggio che se avete può dare forse grosse soddisfazioni in futuro, quando riceverà Lezza, ma tanto sto coso... Se riceverà Lezza devono passare almeno minimo credo un anno. Deve passare per ricevere Lezza sta cosa. Ma ho ricevuto il turno per farvi capire. Anche se in realtà stanno dando Lezza molto velocemente. Danno qua, botta di 4-5 personaggi a Lezza. Quindi potremmo riceverlo anche prima del previsto. Però al momento fa cacare come personaggio. Devo essere proprio sincero, non ci giriamo attorno. Fa cacare, non lo giocherete mai. Ci sono piccoli molto meglio di questo. Quanto carica? 144.000. E adesso abbiamo il boost ulteriore dell'attacco 150%. Ok. E vediamo quanto carica. Io qui devo usare item se no sono morto. Che ne pensi? Siamo con Starship, ma... Perché se mi fa special su quel piccolo STR non è che sono morto, no, ho un livello superiore. 6.200.000. Ok, come vedete, quando prende quel boost della passiva carica un po'. Quello sicuramente, però è fisso 6.200.000, naturalmente non c'ha resist attack. Però oltre quello... Dai, non ce la fa, non ce la fa. Però l'animazione è carina, mettiamola così, almeno l'animazione è carina. Niente ragazzi, più di questo il personaggio non fa. È veramente overbuffato, sto team. Si trova in una 200%, best linker, buffer in turno. Più di questo non può caricare. Abbiamo 40.000 active qua, vabbè, non ci interessa. Noi attacchiamo normale. Facciamo così. Così. Ci guardiamo l'ultimo turno. In realtà sì, dopo è l'ultimo turno, è il nono turno dopo. Abbiamo l'ultimo setup dopo, ecco. Secondo me stiamo su... Sforzando il personaggio, 8 milioni. Poi fa schifo. Il mio problema, ripeto, il problema di questo personaggio è che prendi il buff dopo 8 turni. E dopo 8 turni o sei morto o hai shottato praticamente. 9 turni. Un evento attualmente ci può stare. Di meglio dura 9-10 turni. Un evento difficile, bello complicato. Però oltre poi non vai. A posto signori, questo è il miglior turno che vedrete in questo video. Tiro pure active per il meme. E io uso ghost perché qua moriamo. Voi vedete 259.000. Post special, vedo, sta sopra i 300.000. Vabbè, ho usato Wiz, ho sbagliato a cliccare. Volevo usare Ghost Asher. Quando questo è l'ultimo turno che ci vediamo. Vediamo, vediamo cosa da offrirci questo piccolo. Ti prego, non essere troppo meme. Renditi un minimo, dice, vabbè, un minimo so utile. Non prendiamo orb per Krieger Dokkan. 5-3. Perché, vi spiego. Il boost che si prende al nono turno è di un 100%. Mentre quelli precedenti erano un 200% dopo il terzo turno e il sesto turno un 150%. Per questo va a caricare di meno. Perché non è che si sovrappongono i buff. Dopo che passano quei turni scompaiono e si sovrappone, diciamo, si sostituisce a quello nuovo. E questo è il vero problema del personaggio. Perché fosse stato uno stack, diciamo, tipo 200%, poi non dico 150%, ma che sono un 50% in più, poi un 100% in più, poteva essere un personaggio che caricava pure oltre i 10 milioni. Però così è un personaggio di merda, sincero.
Diciamo che più va avanti il personaggio più si fa scaricare. E non ha senso. Cioè già ci vogliono 9 turni per attivare tutta la passiva. Poi tu arrivi al 9 turno che fa più schifo rispetto al terzo turno. Per me fa abbastanza vomitare. Gli avessero messo il fatto che più andava avanti nel tempo, più si buffava, allora poteva avere anche un senso il personaggio. Però tu più vai avanti, più fa schifo. Letteralmente lo metti in road, perché può stannare, giustamente. O non serve a nient'altro. Il road carino, ma ripeto, ci sono dei piccolo hint che letteralmente è 100.000 volte superiore. Nella road tiri l'active shot e tutto, quindi manco ti stai a preoccupare lì. Signori, questo era lo showcase per quanto riguarda Piccola GL. Per il momento finiscono gli showcase a tema torneo mondiale a Ezza, che sono finiti per fortuna, barra nuovi personaggi. A breve usciranno i KK, quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, lasciate un like se volete, che arriveranno sicuramente tantissimi contenuti inerenti ai KK. E ragazzi, vi auguro ancora una buona estate, così, perché siamo ancora in tema estate. E noi ci vediamo ragazzi ad un prossimo video.